Questo convegno del Parco delle Colline Metallifere fa un po' il punto sulla rigenerazione ambientale, economica e sociale di quest'area, vedendo questi tre aspetti integrati e dando grande peso all'elevata qualità ambientale in un'area interna come questa, mettendo insieme i diversi aspetti. Questo è un parco che ha dei siti minerari dove c'è da portare a termine delle bonifiche e farle in maniera efficace, in recupero di siti industriali. C'è un patrimonio geologico di grande importanza che va tutelato e valorizzato, c'è un patrimonio naturale, ma soprattutto ha implementato delle filiere integrate a livello sia settoriale che territoriale di elevata qualità ecologica, sia nel settore dell'agroalimentare sia nel settore del turismo. E questa esperienza avanzata è un'esperienza di grande rilievo non solo locale. L'importante è prepararsi anche alle nuove sfide, non accontentarsi dei buoni risultati raggiunti, e le grandi sfide riguarderanno l'adattamento al cambiamento climatico, le emissioni net zero, cioè la mitigazione della crisi climatica, un cambiamento di vasta portata, e anche il cambiamento di modello sempre più circolare, perché il modello lineare e dissipativo è un modello ormai insostenibile. Queste tre sfide, adattamento, mitigazione e circolarità, possono contribuire a rilanciare le aree interne come aree più avanzate del cambiamento e dello sviluppo del Paese.